Da questo divano, qualche anno fa lanciai Nasodani, il primo canale dove parliamo esclusivamente di profumi di nicchia, questo luogo virtuale dove vi ho fatto emozionare, commuovere, sorridere ed anche avvicinare al mondo di questo tipo di profumeria. Da questo luogo dove ho anche lanciato brand sconosciuti, ora, dopo una lunga attesa e dopo tanto lavoro, sono pronto a lanciare il mio brand di profumi e con questo video soddisferò finalmente tutte le vostre curiosità. Signore e signori, sono felice, onorato e anche un po' emozionato di presentarvi Spirit. E questa è la Illuminata Collection. Madonna, ma che intro serioso. Dico, mamma mia, come lo faccio sto intro? Ho detto, faccio una roba bella pomposa, scippo cervellante. In realtà questo video voglio farlo un po' come gli altri miei video, appunto. Solo che mi farà strano perché parlerò dei miei prodotti. È un video per lo più spontaneo, anche perché ho sempre creduto che le cose un po' improvvisate siano le più belle. Spiritica, allora, che c'è da dire sul brand, sul nome del marchio? Ci ho fatto una live dove vi racconto tutto. Potete vederla su questo link. Ho visto che vi ho messo addosso la scimmia di tanto hype, ma non preoccupatevi perché presto, appunto, vi rivelerò tutto. C'è una cosa però da dire, che di Spiritica non dirò mai abbastanza. Voglio che sia un brand del quale siete soprattutto voi quelli che dovete indagare e andare a conoscere ciò che c'è dietro. In sostanza Spiritica nasce dalla mia passione anche per l'occulto, per ciò che è invisibile, un po' come appunto il profumo, che io ho sempre paragonato a una sorta di fantasma. Spiritica è un modo per vivere altre dimensioni attraverso un medium che è appunto la fragranza stessa. Illuminata Collection, perché si chiama così? Perché è legata principalmente a dei luoghi ad alto potere energetico. Ma sarete soprattutto voi a scoprire i segreti che si celano dietro questi luoghi e dietro queste fragranze. La cosa bella è che per ogni fragranza c'è una coordinata precisa, perché sì, è facile dire oh, questo profumo è ispirato a Madrid. Vabbè, e Madrid è gigantesca. Ho sempre amato le cose che vanno nel dettaglio. E qui vi darò la coordinata precisa in un punto spaziale del pianeta Terra dalla quale questi profumi mi sono venuti in mente. Sono sostanzialmente tre viaggi che io ho realizzato nel corso della mia vita, tre viaggi epifanici che mi hanno aperto gli occhi su tante cose. Ma l'Illuminata Collection non vuole essere solo la solita retorica del viaggio olfattivo, assolutamente no. È solo l'incipit per farvi avvicinare a dei luoghi appunto paranormali, perché appunto il sottotitolo di Spiritica è Fragranze di lusso paranormali. Le fragranze sono per ora tre, e spiego anche il perché ho scelto il numero tre nella live. Sono 350 ml, sono degli extrait de parfum al 35% e sono molto molto ben strutturate. Considerate che dietro c'è circa 2 anni di lavoro per ogni fragranza. Idem stessa cosa per i packaging che andremo a vedere adesso, e sono emozionatissimo di farveli vedere. Oddio, non so se ce la faccio. Queste tre fragranze poi ve le spiegherò nei prossimi giorni in video separati, cioè farò un video per ogni fragranza quando riuscirò ad avere tempo. Saranno in vendita dal sito spiritica.com e ci sarà un pre-sale per gli abbonati, ve lo dico già da adesso, ma poi ecco a fine mese ci sarà proprio l'apertura del sito a tutti e potrete acquistare da lì. Altra cosa particolare è che sono tre profumi uni-season. Ho cercato di fare appunto degli uni-season che potrete indossare durante tutto l'arco dell'anno e anche ovviamente unisex. E adesso vi faccio vedere il packaging. Mamma mia ragazzi, sono emozionatissimo. Anzitutto vabbè, i nomi sono tre e sono in tre lingue diverse, perché i luoghi dai quali si ispirano, le zone dai quali si ispirano sono appunto diverse nel pianeta Terra. Uno è in cileno, l'altro è in sanscrito e l'altro ancora è in latino antico. I nomi sono Weon, Atmayatra e Suscepto. Certo, sì, sono nomi un po' strani, difficili magari anche da memorizzare, ma io volevo proprio questo. Non mi piacciono le cose facili. Adesso partiamo subito e vi faccio vedere già da subito il primo packaging. Ah, mamma mia che emozione, ragazzi, cioè sono troppo emozionato, non potete capire.
Qui dietro c'è 2 anni di lavoro, dietro al packaging, più o meno, insieme poi è tutto alle fragranze, appunto. Prima menzione da dare ai ragazzi di Only the Dreamers, che mi hanno aiutato proprio a realizzare il tappo, sono stati fantastici veramente impressionanti. Qui ho 3 maquette, 3 modellini, perché i prodotti sono appunto in produzione, stanno uscendo, ma sono praticamente così. Questo è il packaging del primo prodotto, che si chiama Atma Yatra. Bam! Oddio, che impressione mostrare per prima volta un prodotto mio. Ma ragazzi, cioè, non mi vengono le parole, vi giuro, sono emozionatissimo. Per la prima volta mostro una cosa mia anziché qualcosa che ha fatto qualcun altro. Che strano. Amo moltissimo, per chi mi conosce, le cose un po' raccolte, che hanno un che di gioiello dietro. Vi parlerò a breve poi del nome, del significato, eccetera. Ma prima vi ho stordito anche nelle live, ve l'ho detto tante volte, sul tappo abbiamo fatto tante cose, ci sono delle cose innovative, eccetera, eccetera. E qui effettivamente, al di là del fatto che l'innovazione è che non c'è etichetta, è un prodotto senza etichetta, bensì il nome, che è la prima cosa che si vede appunto sul fronte del tappo, ed è inciso al laser e poi riempito con una pasta apposita di resina colorata, quindi una lavorazione, ragazzi, devastante. Ma se la vedete da vicino, adesso lo prendo solo il tappo, è qualcosa di assurdo, cioè ha una finitura, un dettaglio, è veramente molto molto strano e particolare. Sopra c'è appunto il nome, inciso anche qui al laser, dove potete vedere Spiritica, con la A tipica appunto proprio di Spiritica, che è un marchio registrato, e sotto c'è appunto Illuminata Collection. Illuminata Collection, e il tappo, infatti, ha una cosa davvero particolare, unica al mondo. È il primo tappo al mondo che si illumina al buio. Sostanzialmente è un tappo fotoluminescente. Abbiamo creato da questa mia idea questa fusione di 2 resine, una bianca e l'altra fosforescente, quindi fotoluminescente, che sì, reagisce ai raggi UV, però vedendo il tappo così sembra quasi un tappo, no, marmorizzato, normale. La cosa bella è che al buio, adesso io provo a spegnere le luci qui, non so se si vedrà. Ecco che ho spento tutte le luci, e invece sì che si vede, ragazzi. Guardate che roba, oddio, no. Non pensavo si vedesse così tanto in camera. Oh mio Dio. Io quando sono uscite le prime prove del tappo stavo impazzendo, anche perché sostanzialmente ogni tappo, cioè non è a caso, questo colore bello verde, pomposo, forte, deciso, è proprio il colore che racconta la fragranza. Quindi, cioè, è una cosa davvero unica. E ogni fragranza, ogni tappo ha un suo colore, una sua fluorescenza, non sono tutte verdi. Poi le vediamo comunque insieme. Fatemi riaccendere le luci, che qui si parla di illuminata, mi devo un attimo riilluminare. Mi emoziona tantissimo il fatto, soprattutto, che in tutti magari i prodotti, che molti ve li avrò anche consigliati io, delle vostre collezioni di profumo, questo sarà l'unico che si illumina di notte, e cioè mi fa impazzire st'idea. Verde, verde, come anche la fragranza è verde, quindi ogni fragranza racconta un po' il suo status, sia attraverso questa fluorescenza, ma attraverso anche proprio il colore stesso, che è fatto da colore al 100% naturale. Vi faccio vedere le altre boccette e poi vi parlo brevemente, per adesso, anche perché sennò mi viene un video gigantesco, anche delle note di ogni fragranza, e più o meno vi accenno un po' la storia. Questa è Suscepto, è la seconda, quella in latino, e è blu, tappo blu, e la fluorescenza richiama un po' il mare della Grecia. Questa è Weon, parola cilena, che significa compa, amico, ma significa tante altre cose in cileno. Ispirato un po' al Cile in generale, ci sono note tipiche del Cile, poi c'è la nota di foglia di coca. Pazzesca, raga, questa è pazzesca, ma tutte e tre. I colori, appunto, sono i colori proprio stessi del liquido, cioè la boccetta è trasparente, ma è il liquido stesso che ha questo colore abbastanza acceso e saturo, 100% naturale, un po' sullo stile di Penaligons, un po' come fa Penaligons. Poi c'è tutto il packaging, adesso quello ci farò anche un altro video, perché sennò qui appunto mi viene una roba lunghissima. Ma andiamo adesso a parlare delle fragranze una per una. Atma Yatra, un nome appunto che ho inventato io unendo 2 termini sanscriti, Atma, che significa anima, ma che è anche collegato al concetto di atomo. Sono cose appunto per le quali non voglio addentrarmi, desidererei che voi faceste questo viaggio, questa scoperta. L'altra parola invece è Yatra. Yatra significa pellegrinaggio, e già da qui
non si sta parlando di un viaggio, si sta parlando di qualcosa di non facile, di qualcosa di difficile, di qualcosa che ci si deve un po' guadagnare. Nel 2019 sull'Himalaya andai a fare proprio uno yatra, un pellegrinaggio alle sorgenti del Gange. Siamo a 3600 metri, l'aria è rarefatta, una fresca brezza molto cristallina si unisce a questo sole potente, di fuoco. A pochi passi dalle sorgenti del Gange, dove è tutto roccia e ghiacciaio, c'è però una vallata unica e particolare, la vallata di Chiribassa, dove cresce il tulsi, il basilico sacro indiano, una delle piante più importanti nella cultura anche ayurvedica. Poco più in là cresce della cannabis e ancora un po' più in là si stanno facendo dei rituali con dell'incenso. In sottofondo il suono del Gange riempie l'atmosfera e l'odore fangoso ci fa ricordare che nella vita tutto scorre. Atma Yatra vuole essere un inno all'India, un inno alla spiritualità vera, un inno anche alla libertà interiore. È la fragranza più verde di tutte, è quella proprio intossicante, è quella che per ora ho fatto sentire più o meno a tutte le persone che mi sono vicine e anche a tanti adepti premium che l'hanno amata, persino quelli che non amano molto le fragranze verdi. È dolciastra, è cristallina, richiama molto appunto una spiritualità fatta di note fumose, incensate, ma con una base sempre molto dolce, mielata, che può ricordare persino alcune preparazioni ayurvediche ed alcuni unguenti medicinali. Altro fatto particolare è che proprio in quella zona di Chiribassa, dove vi do appunto le coordinate, le troverete sul packaging, insieme a tutte le note scritte dietro, questi sono altri dettagli che vedrete nella scatola esterna, si dice che esista ancora Babaji, ossia un santone che è riuscito a scoprire il segreto dell'immortalità e del non invecchiare mai. Un po' come me che ho 89 anni, ho la pelle di un trentenne praticamente. Vi dico le note di Atma Yatra perché vi faccio volare! Ho fatto una cosa nuova, cioè ho messo anziché testa, cuore, base, ho messo testa, cuore, piedi. Ebbene sì, uno dice, ah, Nasodani, scrive piedi, piedi puzzolenti. No, in realtà piedi perché io vedo queste fragranze come degli esseri, proprio come degli esseri umani per me, che hanno una testa, un cuore e quindi anche una fine dei piedi. Testa, basilico sacro tulsi, che è appunto l'oscimum tenuiflorum. Note ozoniche, note acquatiche, cardamomo rinfrescantissimo insieme alla menta piperita. Cuore, benzoino e frankincenso che danno questo legame incensato, rituale mistico. Cannabis indica, ovviamente ci doveva essere. Sono tre tipi di cannabis qui, tre note diverse, c'è uno studio dietro che non ve ne fate un'idea per creare questa ricetta. Poi c'è del basilico sacro tulsi anche in cuore, note di petricore e pioggia. Ebbene sì, perché? Perché dopo essere giunti in questa vallata sotto questo sole cocente, a un certo punto arriva il temporale himalayano, che è un'esperienza che se voi la vivete vi scippa completamente il cervello. Boati immensi, divini, giganteschi, gargantueschi. Quest'acqua che si riversa su un verde che di per sé era già cotto dal sole. L'odore che esce fuori da tutto questo, da questa terra impregnata di pioggia, da questo verde, da queste note di basilico, tulsi, è qualcosa di unico, di estremamente magico. Impressionante. Quando io sentii quegli odori non avevo ancora per niente l'idea di creare una linea di profumi, ma mi rimasero così in testa che quando decisi di cercare un'ispirazione ho detto no, devo fare quello, perché è stata una delle esperienze olfattive più belle, più impattanti che ho mai vissuto in tutta la mia vita. La cosa bella per me è poter farla vivere anche a voi, perché la trovate appunto in boccetta Atma Yatra di Spiritica Illuminata Collection. Torniamo un po' più verso l'occidente dall'India e arriviamo in Grecia con Suscepto. Voi dite Grecia, sì, ma Suscepto è una parola latina, e sì, appunto, a me non piacciono le cose facili, non mi piace trovare sempre la scelta più banale, non vorrei dirvi neanche troppo sul perché ho scelto Suscepto come nome. Vi posso solo dire che è un qualcosa che è legato al concetto di ex voto, infatti in latino si dice ex voto Suscepto. Qui siamo nell'isola di Tinos, a poche nuotate dall'isola di Mykonos, quindi paganesimo e sacralità.
Mytilinos è una delle isole religiose più importanti della Grecia. Tanti greci vanno a Tinos per fare dei pellegrinaggi proprio in questo santuario, la cui particolarità è che è su questo promontorio al quale i fedeli arrivano addirittura in ginocchio, ma non è la solita fragranza che sa di chiesa, non è il solito incensato. Qui sono andato oltre, siamo voluti andare oltre con Andrea Marcocci, abbiamo creato un incensato marino balsamico e anche un po' gourmand. Quando arrivai in questo santuario non c'era quasi nessuno, era il pomeriggio attorno alle 3. C'era solo il suono del vento che muoveva queste centinaia di ex voto in argento che erano appese nella chiesa. Questo per dire che insomma lì qualcosa di paranormale, di unico avviene, e vi invito un po' ad andarvi ad informare al riguardo, se non sapete già ovviamente. Ovviamente per chi sa già e sa che questa fragranza è ispirata a quel luogo, voi impazzirete sicuramente, lo so già. Appunto, Suscepto vuole essere un inno un po' alla Grecia, al mare Egeo, al blu del mare Egeo. Il nome, vedete, il blu, trovare questo colore che si sposava con sotto è stata una roba, ragazzi, cioè come detto prima, il lavoro della Madonna. E la fluorescenza qui, adesso ve la faccio vedere se riesco. Mamma mia! È appunto questo blu etno che richiama proprio il mare della Grecia. Questa, sì, volevo creare un po' quello, il cielo un po' anche della Grecia, il cielo e il mare. Cosa particolare è questa, è che dura tutta la notte la fluorescenza, cioè voi anche fino alle 6 di mattina, alle 7 di mattina, comunque il tappo di Spiritica Illuminata Collection sarà lì a farvi compagnia come un fantasmino simpatico che vi porta fortuna. No, mi sono dimenticato una roba fighissima che volevo fare, cioè mettere le luci dietro colorate come il coso. Vabbè, lo faccio adesso, non l'ho fatto per Atma Yatra, vabbè. Lo faccio però adesso. Siamo qua con appunto Suscepto, e quindi appunto note anche qui ozoniche, brezza marina, quindi bella rinfrescante l'apertura, ma comunque sempre uni-season. Questo anche d'inverno è perfetto perché c'è una base molto ambrata, vagamente appunto gourmand, perché la particolarità di questa fragranza ecclesiastica ed ortodossa, quindi una fragranza comunque seria, elegante, la definirei persino austera. C'è una nota particolare che è quella del miele, della cera d'api, perché per chi conosce le chiese ortodosse greche, per la maggior parte l'odore del frankincenso si mescola proprio a queste candele di cera, di miele, di cera d'api, e quindi c'è questo odore dolciastro anche qui, altamente mistico, altamente spirituale, davvero una cosa, un'esperienza unica. È appunto comunque un monastero in cima ad un colle nel quale si sente solamente il ticchettio di questi ex voto mossi dal vento e dalla brezza marina. Nella testa c'è brezza marina, note ozoniche, bergamotto, eucalipto e menta piperita. Eucalipto perché comunque in Grecia c'è l'eucalipto, cresce in modo molto molto rigoglioso e si sente nell'aria in alcuni punti, e specie anche in quell'isola, in quel punto. Cuore di rosa, damascena, la rosa quando si parla di cose ortodosse ci deve essere. Frankincenso, benzoino, note fumose e appunto note metalliche di argento, altra particolarità che richiama un po' appunto quell'odore metallico di questi ex voto nell'aria. Nei piedi della fragranza abbiamo legno di sandalo, mi fa perché dice sandalo, piedi, oh my god. Comunque sì, insomma, nei piedi c'è legno di sandalo, quindi un po' cremoso, un po' lattonico. Eucalipto anche nei piedi, note ferrose, miele, cera d'api, vaniglia dell'Indonesia, planifolia. E abbiamo qui Weon, che è appunto una fragranza che vuole celebrare il Cile, paese nel quale io vissi per circa 6 mesi nel lontano 2004. Madonna ragazzi, sono passati 20 anni, assurdo. Weon significa appunto come da noi in Italia, compa, amico, oh, bella zio, cioè proprio una roba molto molto amichevole, molto popolare. E non solo, significa almeno altre 8 parole insieme. C'è una frase simpaticissima che me la ricordo ancora, che in Cile a volte si dice è un weon weon weon, cioè il tizio è un po' scemo, amico, cioè significa tante cose weon. Ma è una parola usatissima, appunto una delle parole più usate in Cile. Se voi andate in giro in Cile, ogni 2 per 3 dicono weon. Deserto d'Atacama, nord del Cile, Valle della Luna. Bella Caputo. Stai facendo il film? Sì. Aiuto. Come si chiama? Macchina con arena? Macchina cacata? Siamo lì, in quel punto,
dove avvengono cose stranissime, numerosissime cose strane, paranormali, che vi invito appunto a più o meno scoprire, ma questa vuole essere proprio una fragranza che unisce un po' tutto il Cile, perché c'è il colore della terra rossa di quelle zone nordiche desertiche, ci sono dei punti proprio che sono rossi, 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 proprio così, mentre nella fluorescenza abbiamo un colore di un celestino che richiama appunto quei cieli. Ho voluto, anziché fare una fluorescenza rossa, che mi sembrava molto scontato, ho voluto invece fare una cosa unica, e cioè mettere appunto una fluorescenza che richiamasse l'unione del cielo del Cile con la terra del Cile. Anche altra cosa, mi piaceva che tutti e tre i tappi fossero appunto sul bianco, in versione diurna, appunto, quando uno li vede, che sono tutti e tre bianchi, mi ispirava molto sta cosa. Weon appunto è un ambrato agrumato e speziato caldo. In testa abbiamo una nota particolarissima di foglie di coca che, attenzione, non ha praticamente nulla a che vedere con la droga. Cioè sì, vabbè, la droga viene estratta da quelle cose, ma è tutta un'altra cosa. Le popolazioni andine, per loro la foglia di coca è un po' come per noi il vino, cioè è una cosa di sacro, è una cosa di molto naturale che loro comunque usano anche per poter sopperire alle difficoltà di vivere a determinate altitudini. Ovviamente questo video disclaimer non vuole assolutamente invitare nessuno a fare uso di stupefacenti, mi raccomando. E poi sempre in testa abbiamo una cosa cilenissima, raga, siamo riusciti a ricrearlo, l'odore di pisco sour. Pisco è il liquore che usano, insomma, tutti i giovani universitari. Pisco sour, quando vanno a fare festa bevono il pisco sour, quindi ho detto una roba cilena, ci deve essere il pisco sour. E quindi c'è questa apertura in unione che è un matrimonio di due note veramente molto cilene, molto sudamericane. Altra cosa particolare che ho inserito è l'unione di due tipi di menta. Come voi sapete, io adoro la menta, amo la menta, l'amo troppo. Una menta nera e una menta bianca. E non mi addentro, scoprirete poi voi il perché di questo touch. Poi ho inserito anche note di latte, gelato alla vaniglia e balsamo di copiue. La Lapageria rosea è il fiore nazionale del Cile, e qui queste note risaltano davvero molto molto bene insieme. È un mélange cremoso, dolce, un po' agrumato, anche se non c'è una nota pienamente agrumata. Questa è la cosa stranissima, si potrebbe quasi definire come un agrumato cremoso dalle prestazioni quasi infinite. Cioè qui siamo riusciti a creare un agrumato che dura, e quindi questa è una cosa strana. Però non è solo agrumato, attenzione, non voglio che voi la pensate solo come un agrumato, perché non è così. Ha tantissime sfumature, e ci tengo a sottolineare che tutte e tre hanno un'evoluzione veramente stranissima, perché le ricette comunque che le compongono sono formate da una infinità di note, quindi c'è un insieme di nuance dall'inizio alla fine che veramente vi scipperà completamente il cervello. Andiamo poi ancora più in basso sulle note di sul piede della fragranza. Abbiamo le note salate, note ozoniche, note terrose e accordo di litio. Perché l'accordo di litio? Perché sotto il deserto di Atacama, sotto i primi 5 metri, ci sono delle distese di litio, che è un elemento chimico che viene utilizzato anche in vari principi attivi farmaceutici, ad esempio nella creazione di farmaci che combattono la depressione, o comunque che stabilizzano l'umore. Infatti se andate lì, cioè, avrete un umore stabilissimo, perché anche se ce l'avete già stabile, ma comunque lì vi si stabilizza ancora di più, perché comunque questo litio dal sottosuolo riempie l'aria, ed è una nota un po' pizzichina, un po' ferrosa, quindi è veramente un mélange unico. Questo è appunto l'insieme di Spiritica. Sono davvero molto emozionato di averveli appena presentati. Fatemi sapere i vostri commenti, ditemi tutto quello che pensate riguardo al tappo, riguardo insomma le fragranze. Il prezzo è di 190 euro per il 50 ml, sono Estrée de Parfum, ma c'è appunto un lavorone dietro, e ho detto vorrei piazzarmi in una fascia di mercato un po' sullo stile di Pernoir, questo brand svizzero giovane che sta riscuotendo un grande grande successo, e credo che le mie fragranze siano su quella tipologia, su quella linea d'onda. Ovviamente appunto sul sito web potrete trovare le fragranze. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate like se vi è piaciuto, perché non costa nulla. Noi ci vediamo presto al prossimo video, senti ancora il canale perché arrivano presto di profondissime novità, e mi raccomando seguite Spiritica sulla pagina di Instagram, Spiritica proprio, cioè la trovate. Ci vediamo presto e ciao da Nasodani.